tutti, e è un piacere, è un onore per il CESPI ospitare oggi il dottor Massimiliano Reyes Zuniga, vice ministro per l'America Latina e Caraibi del Ministero degli Affari Esteri, la Cancelleria del Messico, reduce della conferenza Italia-America Latina che si è svolta a Roma nei giorni scorsi. Vi parla, è responsabile dell'area America Latina del CESPI, Dario Conato, e ringrazio il CESPI per avermi dato questo compito. E ringraziamo l'Ambasciata del Messico per aver proposto al nostro istituto di collaborare in questa iniziativa e siamo inoltre lieti di avere, oltre all'ospite vice ministro Reyes Zuniga, il sottosegretario di Stato agli affari esteri Benedetto Della Vedova, che è in arrivo, e un qualificato panel di esperti in materia di America Latina e Caraibi. E l'ambasciatore del Messico in Italia, Sua Eccellenza Carlo García dell'Alba Cepeda, la segretaria generale dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latinoamericana ILA, la dottoressa Antonella Cavallari, il presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, l'onorevole Piero Fassino, la presidente dell'Associazione Economica Messico-Italia e vicepresidente di Magaldi Group, la dottoressa Letizia Magaldi, e il direttore per l'America Latina di Enel Group, dottor Maurizio Bezzecchi. Il CESPI ha da molto tempo relazioni stabili con istituzioni politiche e culturali del Messico. Vorrei ricordare qui la collaborazione con centri accademici, tra cui il COLEF, specializzato nei temi delle relazioni transfrontaliere. La partecipazione lo scorso anno al dialogo Italia-Messico su sostenibilità e pandemia Covid-19. Organizzato dall'ambasciata italiana a Città del Messico, la collaborazione con le ambasciate di Messico, Guatemala e Honduras per approfondire le cause strutturali delle migrazioni forzate e analizzare le possibilità di successo di politiche regionali in questo campo. Vorrei infine cogliere l'occasione per richiamare i nostri rapporti con la tradizione messicanista dell'Università degli Studi di Torino, ricordando in particolare il professor Marco Belimberi, caro amico del CESPI, recentemente scomparso, direttore per chiara fama dell'Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico dal 2008 al 2010. Con la presidenza di Andrés Manuel López Obrador, AMLO come lo chiamano tutti, il Messico sta rafforzando il proprio profilo nel contesto latinoamericano e non solo come collegamento geopolitico tra i paesi dell'America Latina e dei Caraibi e i vicini del nord, Stati Uniti, ma anche il Canada. E in tutte le sedi di confronto internazionale, dalle Nazioni Unite all'Organizzazione degli Stati Americani, insieme alla CELAC, la Conferenza degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi, emerge lo sforzo di appoggiare la convergenza strategica tra i paesi del subcontinente, al di là delle differenze tra le forze politiche al governo in ciascuno di quei paesi. Differenze che, come sappiamo, contano poi molto nelle relazioni bi e multilaterali latinoamericane. In questo sforzo ha destato interesse l'impegno del Messico nel promuovere il rispetto dei diritti umani in America Latina, impegno che in alcuni paesi può produrre malumori, ma che il Messico porta avanti con decisione. Vorrei infine ricordare l'ospitalità offerta dal Messico alle delegazioni del governo e dell'opposizione venezuelana nel difficile dialogo volto alla pacificazione di quel paese. Le relazioni fra il Messico e l'Italia sono sempre state di grande collaborazione, basti pensare, tra i molti indicatori di questi rapporti, alla Commissione Binazionale Interministeriale, Intergovernativa, sulla base dell'accordo quadro di cooperazione tra Messico e Italia, o il Business Council Italo-Messicano, che promuove incontri e collaborazioni tra imprese dei due paesi. L'approfondimento delle relazioni bilaterali si inserisce in un quadro di maggiore dinamismo dei rapporti fra il Messico e l'Unione Europea, testimoniato dalla recente revisione del Trattato di Libero Commercio, da cui ci si aspetta un aumento degli scambi in beneficio delle economie di tutti i paesi coinvolti. L'Unione Europea è stata inoltre evocata recentemente, non solo evocata, ma posta dal presidente López Obrador come un possibile modello per il rilancio della CELAC e dell'integrazione
integrazione latinoamericana e caribegna. Queste erano solo alcune pennellate generali per dare da sfondo, fare da sfondo allo scenario che il vice ministro Reyes Zuniga e gli altri nostri, il sottosegretario della Vedova e gli altri qualificati esperti e ospiti dedicheranno i loro interventi. Adesso faccio proprio la manovalanza da moderatore. Ricordo a tutti che il dottor Reyes ha un volo per il Messico nel primo pomeriggio, per questo motivo l'incontro deve concludersi all'1:10 senza possibilità di scolamento. Sono certo che tutti i relatori si atterranno ai tempi concordati in precedenza e vorrei evitare per una volta di ricordare che a ciascuno che ha terminato il suo tempo è uno dei ruoli più antipatici che spettano al moderatore. Detto questo, e ricordando a tutti che anche gli oratori, cioè che dobbiamo rispettare le norme di sicurezza e distanziamento, vorrei ricordare a tutti i relatori di utilizzare, di accendere il microfono quando parlano e di spegnerlo quando avranno terminato. Grazie e il dottor Massimiliano Reyes Zuniga. No, chiedo scusa. Abbiamo prima i saluti, ecco, questo è una delle cose che succedono. Do per prima la parola per i saluti a Sua Eccellenza Carlo Garcia dell'Alba Cepeda, ambasciatore del Messico in Italia. Grazie. Grazie, buongiorno, apprezzo molto questo invito, sarò breve, faccio veloce riferimento a quattro punti. Innanzitutto grazie Presidente Fassino, Direttore Generale Frigeri per l'ospitalità, per organizzare questo importante incontro. Riconosco molto e ringrazio la significativa presenza del Sottosegretario della Vedova. Mi fa piacere condividere questo webinar con tutti questi importanti colleghi. Secondo, in pochi giorni la 10ª cumbre Italia-America Latina, il CESPI y la Cámara de Diputados de Italia, en apenas una semana las tres instituciones dieron un mensaje muy potente y urgente de que América Latina y el Caribe e Italia se deben reacercar, regresar a la relación fuerte e intensa que históricamente han tenido. Esto no solo en los discursos, se puede hacer y nos conviene a todos. Y para ahorrarme palabras, recomiendo la lectura de hace pocos días del artículo del presidente Fassino, donde evocaba y recordaba al presidente Luigi Einaudi, y ahí encontrarán la motivación de por qué tenemos que regresar a la historia de estas intensas relaciones Italia, América Latina y el Caribe. El presidente López Obrador y el canciller Ebrard han sido claros en que también México tiene que reacercarse con América Latina y el Caribe. Regresar a esta relación estrecha que históricamente tuvimos y donde además lo quiero subrayar, el subsecretario Reyes Zúñiga ha sido un artífice importante en este claro y manifiesto reacercamiento que México ha tenido en la administración del presidente López Obrador. Recalco y agradezco al secretario Reyes Zúñiga la presencia el día de hoy en este prestigioso e importante foro de reflexión y de investigación que tanta atención presta a América Latina. Gracias por esta innovadora, inédita presencia de un subsecretario de la Cancillería de México para América Latina en el CESPI. Esto claramente indica también la creciente importancia, el creciente interés que México está dando a sus relaciones con Italia. Quiero subrayarlo y quiero recordarlo. México es el primer socio de Italia en América Latina y el Caribe. Tenemos un volumen de intercambio comercial que solo México-Italia es superior al intercambio comercial que Brasil, Argentina y Chile juntos tienen.
México es el segundo socio de Italia en todo el continente americano, por arriba de los intercambios que Canadá e Italia tienen. México cuenta con 1.800 empresas italianas que invierten, pero Italia cuenta con 300 empresas mexicanas que también invierten en Italia. México tiene inversiones en 11 de las 20 regiones de Italia y las inversiones directas de mi país superan los 2.000 millones de euros y dan empleo a más de 2.000 familias italianas. Es una relación de ida y de venida en la que estamos esforzados en escalarla, en superarla, y por eso creo que la sexta binacional México-Italia el próximo año podrá mandar el mensaje claro de que la relación política tiene que ser superior, constante entre nuestros gobiernos, y que nos conviene a ambos diversificar y profundizar nuestra relación bilateral. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ambasadora. Ahora la parola la profesora Antonella Cavallari, secretaria generale dell'organizzazione. Chiedo scusa, dovrebbe attivare il microfono. Ah, sì, allora, al computer. Pensavo fosse attivato. Grazie ai padroni di casa, Presidente Fassino e Direttore Frigerio. Un saluto carissimo al Sottosegretario della Vedova e al Vice Ministro Zuniga, che ho avuto l'incontro, con cui ho avuto un incontro bilaterale molto fruttuoso nei giorni scorsi, all'Ambasciatore Garcia De Alba e all'amico Maurizio Bezzecchi. Sono stati due giorni intensissimi che hanno confermato questo ruolo importante del Messico nello scenario internazionale e regionale. Devo dire che è un po' un back to diplomacy del Messico e la tradizione messicana. Tra l'altro il Messico ha uno dei migliori istituti diplomatici al mondo, no? L'Istituto Romero. E ci rende particolarmente contenti. L'ILA collabora con il Messico e in questi ultimi tempi questa collaborazione si sta rafforzando, anche grazie all'azione dell'ambasciatore Garcia De Alba, che è anche nostro vicepresidente pro tempore. Le istituzioni sono fatte di uomini, quindi quando l'uomo che in questo momento rappresenta il Messico in Italia ci mette tanto impegno, il risultato si vede, quindi lo voglio pubblicamente ringraziare di questo. Approfitto dei 5 minuti che mi sono concessi per non ripercorrere quello che ha già ottimamente illustrato Dario Conato, ma per approfondire un pochino quelli che sono i temi di cooperazione fra l'Italia e il Messico, che come dicevo si sono rafforzati in questi ultimi tempi. Il primo dei settori di collaborazione è quello anche riguardo il patrimonio culturale. Recentemente il nucleo dei carabinieri ha potuto recuperare delle opere illecitamente trafugate, e questo ha, come il sottosegretario della Vedova sa bene, ha consentito al governo messicano di riappropriarsi di opere d'arte che gli stavano particolarmente a cuore, e quindi hanno esternato questa gratitudine al generale dei carabinieri che ne è maggiore artefice. L'ILA collabora con il nucleo in questi progetti di recupero del patrimonio. Molto importante è la nostra attuazione anche in ambito giustizia e sicurezza. L'altro ieri all'atere della conferenza Italia-America Latina abbiamo avuto un evento speciale di presentazione del programma Falcone Borsellino con la presenza dei 3 ministri degli esteri, della giustizia e degli interni italiani, insieme a Maria Falcone, alla professoressa Severino, a Don Totti, a tutti coloro che operano, al procuratore generale antimafia Cafiero De Rao, tutti coloro che operano per la cultura della legalità e per il rafforzamento della lotta al crimine organizzato.
Ecco, l'ILA collabora a tutti questi progetti, Falcone e Borsellino, ma anche progetti europei finanziati quindi dall'Unione Europea, di cui noi siamo un ente delegato di cooperazione, in particolare il programma Il Patto, e questi programmi li svolgiamo, li eseguiamo anche in Messico, oltre che in molti altri paesi della regione, proprio perché siamo consapevoli e coscienti dell'importanza che il governo messicano dà alla lotta alla corruzione e al crimine organizzato. Quindi vogliamo essere al fianco delle autorità messicane in questo importantissimo compito, consapevoli tutti che non c'è sviluppo economico possibile senza giustizia e sicurezza. Quindi è un settore chiave della nostra collaborazione. Altro settore chiave è quello delle piccole e medie imprese. Il primo foro PIMES organizzato dall'ILA si è svolto proprio a Città del Messico molti anni fa. E adesso siamo alla sesta edizione che si svolgerà a Medellin in Colombia a metà marzo, e naturalmente tenendo conto delle nuove esigenze alle quali la pandemia ci ha posto di fronte, abbiamo centrato il tema del foro sull'innovazione tecnologica e il sostegno alla piccola media impresa affinché produca in maniera più efficiente e conforme agli standard che la protezione dell'ambiente ci richiede. A questo importantissimo foro, sono sicura, e ne abbiamo parlato con il Vice Ministro, il Messico darà il proprio apporto in termini di partecipazione con una importante delegazione, anche perché il tessuto della piccola media impresa è vitale ed è fondamentale in Messico. Ricordava l'ambasciatore, sono 1.800 le imprese italiane che operano in Messico. Ce ne sono tantissime, in particolare nel distretto del Querétaro, latinoamericane e messicane, e quindi un aiuto da parte di ILA, un sostegno da parte di ILA al tessuto produttivo latinoamericano e messicano in particolare, nell'ambito del foro PIMES è doveroso. Una ulteriore area di collaborazione è quella di Città Verdi, e cioè un programma che abbiamo per sostenere la trasformazione in senso ecologico delle città latinoamericane. Abbiamo parlato anche di questo nella decima conferenza, ma anche nel bilaterale che abbiamo avuto con il Vice Ministro. Vorremmo come ILA contribuire ad applicare questo modello che abbiamo disegnato nel corso di quest'anno in maniera concreta, e lo vorremmo fare aggiungendo il nostro apporto alle campagne nazionali che il Messico e locali che il Messico sta organizzando in questi anni, perché quella del contrasto al cambio climatico è naturalmente una priorità anche per il governo messicano. Quindi invece di inventarci cose inutili, preferiamo sumarnos, aggiungerci alle campagne in corso, e insieme individuare le iniziative concrete più efficaci e più necessarie. Anche perché noi con il Messico condividiamo l'obiettivo di un'agenda concreta e il metodo per raggiungerla, l'operatività. Siamo persone concrete, non perdiamo tempo. Quindi l'idea è un po' quella di lavorare insieme in questi settori che ho elencato. Credo che il tempo a mia disposizione sia finito, quindi evito al moderatore di interrompermi. Vi ringrazio molto per l'attenzione e vi saluto con grazie. Mille grazie, dottoressa Cavallo. Bene, mille grazie, dottoressa Cavallari, grazie per la comprensione verso il moderatore. Io adesso, con vivo piacere e interesse anche di tutti i partecipanti, sicuramente, che do la parola al dottor Massimiliano Reyes Zuniga, vice ministro per gli affari esteri del Messico. Tiene usted la palabra. Recuerde el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Agradezco al CESPI y a sus directivos por esta invitación y al señor vicecanciller por acompañarme y estar aquí conmigo y por su interés.
Preparé una breve presentación de 10 diapositivas que puntualizan el trabajo reciente de México en América Latina y el Caribe. Trataré de ser lo más breve posible con el propósito de que me puedan preguntar o hacer comentarios, que creo que es lo más valioso de mi presencia aquí, escucharlos y tener un diálogo. La siguiente, por favor. El gobierno del presidente López Obrador, desde antes de iniciar, se puso como uno de sus objetivos fundamentales en política exterior recuperar el papel y el liderazgo de México en la región. Y al día de hoy, a menos de 3 años de haber iniciado el gobierno, puedo decir con seguridad y mucha satisfacción que lo hemos logrado. Y digo esto porque, entre otras cosas, hemos recibido la visita de 10 jefes de Estado en reuniones oficiales de América Latina y el Caribe de manera bilateral, y contamos en la reciente cumbre de jefes de Estado de CELAC con la presencia de 16 jefes y jefas de Estado o de gobierno en la misma cumbre. Prácticamente todos los países latinoamericanos han venido a México a nivel de jefe de Estado, y una buena porción de los caribeños también. Insisto, a menos de 3 años de haber iniciado. La siguiente, por favor. En tiempos recientes de la pandemia, la estrategia implementada por el presidente López Obrador permitió 2 aspectos fundamentales. Nunca cerramos el aeropuerto de la Ciudad de México por dos motivos principales. Repatriar a una gran cantidad de connacionales mexicanos que se encontraban en la región, en el mundo, perdón. Tan solo de América Latina retornamos 16,000 personas por vía aérea, y en general en el mundo fueron aproximadamente 30,000. Pero además el aeropuerto de la Ciudad de México sirvió para que muchos latinoamericanos y caribeños pudieran retornar también a sus países de origen en la pandemia. Fuimos de los pocos países que no cerraron jamás su aeropuerto. Y hemos emprendido una estrategia muy sólida de apoyo y cooperación hacia América Latina y el Caribe. Por mencionar un par de ejemplos, hemos donado más de 1,000,000 de dosis de la vacuna AstraZeneca a Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Paraguay. Donamos también ventiladores mecánicos de terapia intensiva a Belice, Bolivia, Guatemala y otros países caribeños. La solidaridad mexicana es un hecho y ha sido ejemplo en el continente. La siguiente, por favor. En el tema migratorio, desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, impulsamos cambiar el paradigma de atender la migración, que dejara de ser un asunto de amenaza a la seguridad nacional y se convirtiera en un tema de desarrollo regional en los lugares de origen de los migrantes. Como saben, México es un país, sigue siendo un país de tránsito de Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos, y también hay que decirlo, con flujos internos muy importantes, sobre todo de los estados del sur de México hacia Estados Unidos. Ahí muestro algunos números de los rescates en diciembre, de diciembre de 2018 a diciembre de 2020
de inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos y vean 270,144. Y el número es muy bajo si lo comparamos con los 186,474 de enero a septiembre de este 2021, como consecuencia de la crisis económica derivada de la situación sanitaria que enfrentamos en todo el mundo y especialmente en Centroamérica y en Sudamérica. La siguiente, por favor. El primer acto de gobierno del presidente López Obrador, el primero de diciembre de 2018, fue firmar una declaratoria política que dio origen al Plan de Desarrollo Integral. Este plan lo hicimos Honduras, Guatemala, El Salvador y México, con el acompañamiento técnico y de análisis económico, social y migratorio de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. En él se sintetiza de manera muy clara lo que comentaba hace unos momentos sobre el cambio de paradigma para enfrentar el tema migratorio. Y consiste fundamentalmente en una serie de recomendaciones de política pública formuladas primero por los cuatro países y confeccionadas o perfeccionadas con el apoyo técnico de la CEPAL, y que están concretadas, están apuntadas, están canalizadas a los municipios y las regiones de mayor expulsión de migrantes en los cuatro países. Eso es una diferencia muy clara, porque programas de cooperación hay muchos, recursos de cooperación creemos que también hay muchos, pero nunca se habían enfocado, incluso geográficamente, de tal manera como están incluidos en el Plan de Desarrollo Integral. El 17 de septiembre de 2021, hace apenas un mes, se concluyó la entrega de la etapa final del documento, que además está disponible en la página de internet de la CEPAL y que yo haré llegar al embajador García de Alba para que lo pueda compartir con ustedes. Recibimos a lo largo de la elaboración del plan apoyo internacional de 3 países, 8 organizaciones internacionales, 5 agencias de cooperación internacional y 20 agencias y programas de la ONU, lo cual es una muestra de la validez económica, social, financiera que tiene el plan y del apoyo diplomático que se le dio. Dentro del plan se enmarcan 2 programas que son 2 de los programas estrella del presidente López Obrador, de los programas sociales estrella del presidente López Obrador. Uno es Sembrando Vida y otro es Jóvenes Construyendo el Futuro. Estos programas consisten en una transferencia directa de aproximadamente $250 mensuales a los beneficiarios, sin que pasen estos recursos por ninguna institución gubernamental. El dinero se deposita en los bancos y mediante una tarjeta de débito, los beneficiarios, una vez que se verifica que cumplan con los requisitos de aplicación, pueden recoger su dinero cada mes. Sembrando Vidas es un programa que, mediante la siembra de maderas, de cultivos maderables de alto valor, pretende atender a la población campesina con el propósito de que no salgan de sus lugares de origen. Y Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa destinado a los jóvenes que no pudieron entrar a la universidad, a la educación superior, y que por no tener experiencia laboral se les complica encontrar un trabajo. Lo que hace Jóvenes Construyendo el Futuro es que les da ese apoyo
de $250 mensuales, siempre y cuando permanezcan trabajando y capacitándose en alguna empresa que los contrate. Lo interesante de esto es que esto termina siendo un subsidio para las empresas. Mientras el joven esté trabajando y la empresa así lo reporte y capacitándose, pues será mano de obra sin ningún costo para las empresas. Ya tenemos resultados importantes en El Salvador. Tiene 18 meses aproximadamente que se empezaron a aplicar los primeros recursos. Todavía no hay evidencia suficiente que nos permita decir que estamos teniendo éxito, pero lo que sí es una realidad es que la tasa de crecimiento migratorio en El Salvador ya tuvo un punto de inflexión y ya redujo su velocidad, al menos el año pasado. Entonces, la expectativa es favorable. La siguiente, por favor. También México convocó a la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, quizá para un país desarrollado como Italia, pues esto es algo de todos los días. No obstante, en América Latina y el Caribe todavía estamos muy atrasados en la carrera espacial. Pretendemos poner el próximo año un satélite latinoamericano en órbita, uno al menos, con dos propósitos fundamentales. El primero, reducir el costo y aumentar la eficiencia de la comunicación móvil de voz y datos. Y el segundo, prepararnos para enfrentar los distintos desastres naturales que vivimos en la región. América Latina, el Caribe, especialmente Centroamérica y las Islas del Caribe, son la región más vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Pero además, en toda la región es sísmica, desde México hasta Chile. En toda la región hay un cinturón volcánico en constante actividad. En toda la región padecemos sequías, padecemos también inundaciones. Y no tenemos un instrumento tecnológico que a nivel regional nos permita enfrentar estos desafíos. Ese es el propósito de la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Debo decirles satisfactoriamente que al momento 18 países ya signaron el convenio constitutivo de la misma y que el primer paso ha sido, bueno, el segundo paso, porque el primero fue firmar el convenio constitutivo, lo cual nos llevó varios meses, y el segundo paso es enlazar a las agencias espaciales ya existentes en 6 países de la región para que de manera virtual intercambien información, se comuniquen, compartan conocimientos y fluya con mayor velocidad este intercambio que permita poner un satélite latinoamericano en órbita el próximo año. La siguiente, por favor. Quisiera platicarles algo que ha sido orgullo para nosotros: la iniciativa de México y Argentina, con apoyo de la Fundación Slim Mexicana, que está permitiendo tener vacunas de AstraZeneca en la región. El propósito es tener aproximadamente 200 millones de dosis, garantizar el acceso latinoamericano y caribeño a esta vacuna, distribuyendo ya hasta este momento más de 2 millones de vacunas a 17 países de la región. Es importante que sepan que hay países que antes de que les llegaran las vacunas donadas por México o incluso ya por Argentina, pues sus niveles de suficiencia eran muy bajos. Países con poblaciones de 12 o 15 millones de habitantes, por ahí de junio de este año tenían apenas 50 mil, 70 mil, 100 mil dosis de vacunas disponibles. Entonces, ha marcado un cambio significativo en el combate a la pandemia y es un esfuerzo encabezado por México también. La siguiente, por favor. No puedo dejar de hablar de CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
que México, cuya presidencia pro tempore la tomó México en 2020 y que además por consenso y unanimidad absoluta fuimos reelectos para 2021. El plan de trabajo de la presidencia pro tempore de México en 2020 se adaptó a los retos que planteaba la pandemia. Logramos desideologizar y despolitizar a la CELAC para convertirla en un brazo sólido de cooperación regional, y que ha dado resultados. La creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, la suficiencia en la provisión de vacunas. También creamos una red de virólogos, de especialistas regionales en materia de estudio e investigación sobre virus y bacterias en la región, que ya ha sesionado en varias ocasiones compartiendo conocimientos. Y lo más importante, yo diría, el logro diplomático más importante es, la siguiente, por favor, es que en los meses de septiembre y octubre, si no me equivoco, realizamos dos cumbres presenciales. La primera, una cumbre de cancilleres en la Ciudad de México, en donde tuvimos la presencia de 32 cancilleres o ministros de América Latina y el Caribe. Y la segunda, que fue la décima cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada el mes pasado en el Palacio Nacional, y a la que asistieron, como ya les comenté, 16 jefes de Estado, una vicepresidenta, 8 cancilleres, un ministro de Agricultura, 2 viceministros, un líder del Senado y 2 invitados especiales. La CEPAL, la secretaria ejecutiva de la CEPAL y el presidente del Consejo de la Unión Europea. Se emitió una declaración conjunta signada por todos. Por primera vez, después de casi 8 años, tuvimos en la misma mesa a jefes de Estado que mantienen diferencias regionales importantes en la región, pero que se condujeron en un marco de respeto, de cooperación y que signaron esta declaratoria misma, que también está a disposición. Estos son los ejes fundamentales de lo que ha sido nuestro trabajo en América Latina y el Caribe. Yo les agradezco mucho la oportunidad de habérselos presentado. Y como lo comenté al principio, no diré más, con el propósito de que si hay comentarios o preguntas o intercambios, los podamos hacer con tiempo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro, por esta interesantísima y esaustiva presentazione, stringata. Ora la parola al sottosegretario agli affari di Stato, agli affari esteri, dottor Benedetto Della Vedova. Prego. Grazie, ma grazie mille di questo invito, di questa opportunità. Io credo che, lo abbiamo visto anche nella presentazione del viceministro, sia interesse dell'Europa e in particolare interesse dell'Italia mettere più attenzione nei rapporti con l'America Latina in generale, intendo nei rapporti di prospettiva strategici, economici, di ricerca, di confronto sui temi, sulle sfide epocali e collettive. Nella presentazione si parlava di vaccini, si parlava di temi ambientali, di mettere più attenzione. Ieri nella,
nella conferenza aperta dal ministro Di Maio, la, se non sbaglio, vicepresidente e ministra degli esteri colombiana, ha usato un'espressione molto interessante. Dice: l'atlantismo deve guardare non solo, l'atlantismo europeo non deve guardare solo alla parte nord del continente. L'atlantismo ha due, vista anche da un punto di osservazione europeo, dovrebbe considerare tutto il continente o tutti i due continenti. Credo che questo sia un elemento di riflessione importante, io l'ho colto così. Io ho avuto anche nella mia precedente esperienza con i governi Renzi e Gentiloni, a partire dal 2014, e poi ho riassunto di nuovo lo stesso ruolo con il ministro, col primo ministro Mario Draghi. Ho avuto nel portafoglio dei miei impegni, delle mie deleghe, come si dice, in Messico. Ero stato due volte in Messico nella mia precedente esperienza, avevo accompagnato il presidente Mattarella nella visita presidenziale con il precedente presidente Bin Agneto. Sono stato a Città del Messico di recente in occasione del triplice anniversario, e in quell'occasione ho anche avuto la possibilità di scambiare qualche considerazione col presidente López Obrador, ho incontrato il ministro degli esteri, la ministra dell'economia, il ministro della difesa. C'è stata, lo richiamava poco fa Cavallari, in quell'occasione c'è stato un premio, ma più che un premio è stato un riconoscimento, direi, strategico all'attività del nucleo specializzato dei carabinieri che ha cooperato con le autorità messicane per il recupero di reperti di epoca precolombiana che sono stati trafugati o venduti in modo illegittimo. Ho avuto quindi modo di percepire quello che il viceministro Zuniga ci ha esplicitato nella sua relazione, cioè del fatto che i diplomatici dicono sempre così, ma insomma in questo caso è sicuramente vero, che c'è un potenziale di relazioni che non viene valorizzato, non viene sfruttato. E c'è un potenziale di relazioni con tutta l'America Latina. Noi siamo concentrati sull'America Latina, in particolare su, come Italia, come governo italiano, con grande attenzione su legami di natura storica o culturale, perché in altri paesi dell'America Latina, citando solo i principali, Argentina, Brasile, Venezuela, c'è una comunità italiana, una comunità di italo-discendenti molto importante, e quindi però questo, non so se il Presidente della Commissione Esteri Fassino è d'accordo con me, rischia di consegnare i nostri rapporti in qualche modo a più elementi simbolici, a elementi, non voglio dire nostalgici, ma comunque ai legami di sangue che ci sono, eccetera. E che è un pezzo importante, occupandomi anche di italiani nel mondo, ho ben presente cosa questo significa. Però se vogliamo guardare, recependo quel messaggio, no? Io sono atlantista, il governo Draghi, il presidente Mario Draghi ha esordito dicendo: il nostro sarà un governo europeista e atlantista. Però ecco, se vogliamo recuperare quello spunto che ci veniva ieri, e quindi considerare il nostro atlantismo, diciamo, in verticale, non solo in orizzontale, credo che dobbiamo guardare a tutta l'America Latina, al CELAC rilanciato anche dall'attività del presidente López Obrador, a guardare come un partner di grande importanza. E dentro questo contesto il Messico, ce l'ha spiegato l'ambasciatore prima,
Detto questo contesto, il Messico è già il principale partner economico e credo che lo sforzo nostro debba anche essere di rendere, sforzo che dobbiamo fare insieme, rendere più conosciuta questa dimensione. Ho trovato molto importante la vicenda che ha legato questa esperienza, questo expertise, quindi questo sostegno dei carabinieri italiani. C'è stato un follow up, c'è stata una missione messicana per costruire insieme una partnership su questo tema, che è un tema culturale, ma è un tema anche economico, perché la cultura è un veicolo di promozione economica. È poco conosciuto questo elemento già presente di importanza negli scambi tra Italia e Messico. Io sono sicuro che, se noi, non voglio dire in Parlamento, ma se qualcuno facesse un'indagine a campione, cioè qual è il paese, tolto Stati Uniti, ma insomma latinoamericano, con cui l'Italia ha il maggiore interscambio economico, io sono certo che ci sarebbe 50% Brasile e 50% Argentina. Nessuno, tranne chi ha studiato, diciamo, o ha ascoltato le parole dell'ambasciatore o del viceministro, direbbe Messico. Se noi andiamo nel dettaglio, vediamo non solo che c'è una presenza italiana importante, di grandi aziende non solo. Mi era capitato nel 2016-17 di andare a Monterrey a inaugurare uno stabilimento della Brembo nel distretto automobilistico di Monterrey, uno stabilimento avanzatissimo in termini tecnologici, con una, era 4-5 anni fa, adesso le cose avranno ulteriormente accelerato, con un legame tra Bergamo e Monterrey diretto, quotidiano, la formazione fatta a distanza per tecnici che usano attrezzature sofisticate, ma non solo, abbiamo anche grandi aziende che operano nelle energie rinnovabili e io mi auguro, lo dico al Vice Ministro, che qualche elemento di incertezza che c'era stato nella strategia messicana rispetto al futuro energetico del paese possa essere rimossa, perché guardando magari oltre i 5 anni, sui 10, sui 15, è chiaro che quella è una sfida comune. Il Messico è un paese con una dinamica demografica potente e positiva dal loro punto di vista, all'opposto di quanto accade in Italia e in Europa. C'è un'età media molto bassa e quindi io sono d'accordo e concludo su questo, perché molte cose sono state dette anche da Antonella Cavallari su quello che si sta facendo. Io credo che noi dobbiamo affrontare in modo strategico i nostri rapporti nella cornice dell'Unione Europea, insieme a partner come la Spagna dentro l'Unione Europea, che hanno una vocazione di maggiore attenzione su tutto quello che c'è, che cresce, che cambia dagli Stati Uniti fino alla Terra del Fuoco. E credo che questo sia importante. E chiudo su questo, lo dico anche a Piero Fassino per il ruolo importante che ha non solo nel CESPI ma anche in Parlamento, dobbiamo evitare che la base di rapporti che l'Italia sente come consolidato con l'America Latina finisca per essere una cosa che inevitabilmente guarda al passato, cioè a un secolo e più di presenza di italiani in Latino America e non guardi invece sufficientemente al futuro come una strategia di cooperazione. Si parlava dello spazio, in questi giorni la dimensione militare dello spazio è esplosa dopo gli esperimenti cinesi. Spero che sia un richiamo a tutti, all'Europa, agli Stati Uniti, al Sud America, perché si possa cooperare su questo. C'è la questione ambientale, che significa tutto il tema centrale della foresta amazzonica, del destino che va gestito assieme. Non si può pretendere da parte nostra di avere i benefici, cioè del mantenimento e scaricando i costi sugli altri paesi. C'è un'expertise da scambiare sul tema delle migrazioni.
e anche qui sul piano globale, se noi abbiamo dei partner in Europa con cui discutere dei temi migratori, certamente in contesti diversi, con spinte diverse, sicuramente c'è quello. C'è il tema, e chiudo su questo, del contrasto al narcotraffico, e io credo che da questo punto di vista sia venuto recentemente dal Messico, non voglio entrare in questioni troppo politicizzate in Italia, ma sia venuto dal Messico un messaggio molto interessante di pragmatismo. Cioè il Messico, che per conformazione geografica è uno dei paesi che più risentono della questione legata al narcotraffico, che non è stata risolta in alcun modo in 40 anni di lotta, di guerra alla droga, di fondi spesi da parte degli Stati Uniti e non solo, ci propone una scelta pragmatica rispetto ad esempio al mercato delle droghe leggere, con la votazione che c'è stata nella Camera Bassa di una legge di legalizzazione della cannabis. Al netto di questo, anche su questo tema abbiamo bisogno, dalle due parti dell'Atlantico, di concentrare l'attenzione, elaborare una strategia che ci consenta di ottenere dei buoni risultati, magari spendendo molto meno. Fino ad oggi abbiamo speso tantissimo sulla guerra alla droga ottenendo risultati zero, se non per quel che riguarda lo specifico dell'Italia, un mercato enorme per i profitti malavitosi delle mafie italiane interconnesse con le mafie del narcotraffico ovunque nel mondo, anche in Sud America. Quindi io mi auguro che sia possibile, anche grazie alla conferenza di questi giorni, all'incontro di oggi, alle riflessioni del CESPI, dare questo respiro. E io lo penso, e chiudo su questo, che l'Italia debba avere poi il compito di trainare un po' di attenzione europea anche lì, non solo a est, spero in prospettiva magari anche con i partner latinoamericani verso l'Africa, ma dobbiamo rispingere l'attenzione al futuro verso il Latino America. E il Messico è una porta dal punto di vista economico, non solo, importantissimo per sviluppare queste relazioni. Grazie. Grazie, sottosegretario. È molto importante anche come cittadino italiano prendere atto di questo impegno per un rafforzamento dei legami con il paese che qui si convoca e su cui la cui importanza strategica è da tutti ormai riconosciuta. E nel dare la parola all'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Estera della Camera dei Deputati, segnalo ai nostri relatori che ci restano circa 20 minuti, e quindi invito ognuno a autogestirsi questo tempo, sempre con la regola di evitare i miei interventi fastidiosi e inopportuni. Grazie. Allora, intanto grazie al vice cancelliere Reza Zuniga per la sua esposizione, per la sua presenza qui. Grazie ovviamente a Benedetto Della Vedova, a tutti la dottoressa Cavallari e a tutti gli altri ospiti. Io condivido totalmente quello che ha detto Della Vedova, quindi non lo ripeterò proprio perché abbiamo pochi minuti. E invece mi piace riferirmi all'illustrazione che ha fatto il segretario, perché dall'illustrazione emerge come il Messico stia svolgendo un ruolo di punta, diciamo, in quelle che sono le emergenze strategiche dell'agenda internazionale, perché c'è un'azione importante sui vaccini, con una capacità di produzione che tende a dare una risposta ad uno dei temi grandi che sta di fronte a noi, e cioè l'accessibilità per tutte le nazioni, per tutti i popoli ai vaccini. Questo è un tema aperto. Pensiamo che meno del 10% di coloro che vivono in Africa oggi è vaccinato. Questo tema di come si garantisce, no, la liberalizzazione dei brevetti, la produzione e l'accessibilità, e Messico dà una risposta, la dà evidentemente guardando l'America centrale, ma di grande significato e di grande importanza. Secondo, il Messico si pone il problema di come sostenere lo sviluppo economico, con i progetti che sono stati qui richiamati e illustrati, non soltanto lo sviluppo del Messico, ma lo sviluppo dell'area
diciamo, centroamericana in primo luogo e non soltanto, perché poi tutta la strategia che il presidente Obrador sta sviluppando è una strategia come di presenza nell'intero continente, ruolo della CELAC e tutte le altre cose. E io credo anche questo sia importante, perché il grande tema che ci consegna Covid-19 è, da una parte, come lo si sconfigge sul fronte sanitario, ma dall'altro come si affrontano tutte le conseguenze recessive sul fronte economico che Covid-19 ha prodotto. E come si rimette in piedi, no? In ogni paese, in ogni area, lo sviluppo. E la terza questione che emerge dall'illustrazione che è stata fatta è che il Messico punta in modo forte sulle politiche di integrazione regionale e continentale. E questa è la questione fondamentale ormai, perché anche in America Latina vale quello che vale in Europa. Nessun paese da solo è in grado di misurarsi con le sfide importanti che abbiamo davanti, in particolare le sfide globali, e sempre di più per affrontare le sfide globali occorre mettere in campo politiche di integrazione. E qui sono stati indicati in particolare due fronti su cui soltanto una politica di integrazione è capace di gestire. Il cambiamento climatico, noi siamo di fronte a un tema che in America Latina è uno dei punti focali del cambiamento climatico, se solo si pensa al patrimonio forestale, idrico, ambientale, culturale dell'America Latina, si sa che lì si gioca una partita decisiva. E l'altro tema è l'immigrazione. Il Messico è, diciamo, in qualche modo da un punto di vista fisico in una tenaglia, no? Nel senso che ha flussi migratori che gli arrivano dal sud e un muro, no, davanti, che è il muro, diciamo, degli Stati Uniti, che cerca di scoraggiare in ogni modo, no? E quindi il Messico è chiamato a gestire intanto questo tema delicato, ma più in generale a gestire il tema migratorio con una strategia che ancora una volta è una strategia di integrazione e di legalità. Integrazione e di legalità. Ecco, io penso che da questo emerge quanto sia importante il Messico oggi, quanto sia importante in America Latina, quanto sia importante per noi. È il primo partner economico dell'Italia, è il secondo partner economico dell'Europa dopo il Brasile, ha un interscambio che cresce costantemente, ha tassi di sviluppo molto forti, è luogo di investimenti significativo di grandi, medie e piccole imprese, anche perché il Messico, a differenza di altri paesi, offre un quadro giuridico certo, che è poi sempre la questione fondamentale quando un'impresa deve investire all'estero, no? Quindi da ogni punto di vista penso che il Messico vada considerato un partner strategico, e lo è, perché il Global Agreement che è stato sottoscritto tra l'Unione Europea e Messico lo riconosce. L'Unione Europea ha sottoscritto 27 accordi accordi con 27 dei 33 paesi dell'America Latina. Quindi l'Unione Europea si sta predisponendo sempre di più ad un'attenzione con l'America Latina che gli consenta di guardare all'Atlantico nella sua interezza, secondo quell'approccio atlantista che guarda non soltanto al Nord America. E dentro questo quadro di accordi ce ne sono alcuni che hanno un valore strategico di traino e pilota. L'accordo con il Mercosur per un'area di libero scambio che quando sarà compiuto sarà di 780 milioni di abitanti, per un interscambio che già oggi è di 120 miliardi di euro oggi, quindi in prospettiva cosa potrà essere, il Global Agreement con il Messico, l'accordo di associazione con il Cile, no? Cioè ci sono una serie di accordi che hanno un valore strategico di guida e di traino. E quindi io credo che bisogna assumere sempre di più il Messico come un interlocutore fondamentale, e diciamo questa rete di accordi che si va stabilendo lo dice, e bisogna farlo anche sul piano politico, non soltanto sul piano economico. Noi viviamo una contraddizione nel mondo, non solo nel rapporto tra Europa e America Latina, viviamo in un mondo globale dal punto di vista economico che stenta ad avere una globalizzazione politica e stenta ad avere una globalizzazione sul tema dei diritti, no? Questo è il problema che abbiamo di fronte. La crisi del multilateralismo ci dice come sia difficile la globalizzazione economica far rispondere a una globalizzazione politica. E sul tema dei diritti umani sappiamo benissimo come
non siamo fin qui riusciti a globalizzare il diritto, no? E quindi il Messico è un interlocutore fondamentale anche da questo punto di vista. Nella ricostruzione, il Messico è il paese del G20, quindi è un paese chiave anche nella ricostruzione di un sistema multilaterale, ed è un paese importante per le scelte che con Obrador in particolare ha fatto sul tema dei diritti e dei diritti umani. Quindi un interlocutore importante per l'Europa, per l'Italia. Abbiamo bisogno di rafforzare questi legami da un punto di vista istituzionale, anche come ricordava della vedova. Noi abbiamo avuto nei giorni scorsi, in accompagnamento alla conferenza intergovernativa, il forum interparlamentare a cui ha partecipato il presidente della Commissione Estera della Camera messicana, e adesso a valle del forum interparlamentare ci proponiamo di sviluppare una serie di relazioni bilaterali tra le commissioni esteri, la nostra commissione estera e le commissioni estere dei paesi latinoamericani, e tra i primi c'è il Messico. E tutto questo io credo deve portarci anche a rendere permanente l'attenzione del nostro paese. E dico una cosa, in maniera effigeria abbiamo discusso più volte, anche ne abbiamo parlato con l'ambasciatore, il CESPI è pronto e disponibile a mettere in campo un'iniziativa di creazione di un forum permanente italo-messicano, che associando mondo culturale, mondo economico, mondo politico, costituisca, no, un luogo permanente di relazione, di attenzione, di iniziativa. E qui mi fermo. Grazie onorevole Fassino. E dopo questi due interventi della politica italiana, adesso abbiamo, per concludere l'incontro, due voci dal mondo economico. Inizia la dottoressa Letizia Magaldi, presidente dell'Associazione Economica Messico-Italia e vicepresidente di Magaldi. Salve a tutti. Grazie dell'invito, un saluto al Vice Ministro Zunida, all'ambasciatore Carlo Schiessa di Alba, al Presidente Fassino, segretario della Vedova, al segretario dell'ILA e appunto Enel che vedo collegato, e grazie anche appunto al dottor Conato per l'invito. Allora, io sono il Presidente dell'Associazione Economica del Messico in Italia, associazione fondata da un anno. L'associazione riunisce adesso 21 imprese, e ha l'obiettivo di diventare la prima Camera di Commercio messicana in Italia, perché nonostante l'importanza, come abbiamo visto, del paese Messico, non esiste in Italia una Camera di Commercio messicana. Ci sono 40 Camere di Commercio miste, ma non esiste ancora la Camera di Commercio messicana in Italia. Su impulso dell'ambasciatore, che ringrazio, è stata costituita l'associazione con sede dell'ambasciata, il presidente onorario è l'ambasciatore Carlos Garcia de Alba, il vicepresidente è un componente di Leonardo, il dottor Panzini, e fanno parte già importanti aziende come Ferrero, Campari, Campofrio, Fiorucci, e quindi del mondo del food, anche vediamo la presenza di Gruppo Bimbo, che è una delle aziende del pane più grande del mondo. Abbiamo società del mondo del software e delle infrastrutture. Il ricordo un po', riprendendo un po' i numeri che sono stati detti, appunto sicuramente sull'importanza economica del paese, voglio fare un focus su un numero particolare. Come abbiamo detto, le aziende italiane in Messico sono circa 1.800, 150 hanno un sito produttivo, però se guardiamo la composizione delle forniture dall'Italia verso il Messico, vediamo che sono nel mondo dell'impiantistica, della meccanica, e quasi il 60% delle forniture riguardano proprio questi settori: l'aeronautica, il settore automotive, il settore appunto dell'energia e delle infrastrutture. E questo ci dà un po' la base anche, ci ha dato la base un po' strategica che ci ha permesso un po' di dare un impulso alla nostra attività, all'attività dell'associazione. Quindi sicuramente gli argomenti sul quale potremo focalizzarci con la nostra associazione e con la futura Camera saranno i mondi, diciamo, nell'epoca anche di prodotti globali, e essendo poi appunto il Messico di fondo una piattaforma logistica ma anche soprattutto produttiva globale, perché di fatto il Messico ha una forza manufatturiera molto grande e l'Italia ha contribuito a rafforzare la manifattura del paese, può dare un ulteriore impulso sia economico che industriale sul mondo della digitalizzazione.
promozione dell'industria 4.0, dell'efficienza energetica, dell'economia circolare, non solo dal punto di vista industriale, quindi fornendo, mettendo in contatto le aziende italiane che ancora non conoscono il Messico, perché non, tantissime aziende non hanno assolutamente idea di quelle che sono le potenzialità del paese, fornendo quindi non soltanto una cooperazione tecnologica, dei partenariati tecnologici e la fornitura di servizi, ma altresì, secondo me, è importante anche fornire dei modelli regolatori e dei modelli fiscali che hanno permesso all'industria italiana di rafforzarsi negli ultimi 10 anni con l'industria 4.0, con il modello dell'efficienza energetica. Si è sviluppata in Italia un'industria molto forte, quindi penso che su questi ambiti si può continuare a proseguire, sia coinvolgendo le aziende che coinvolgendo le istituzioni. Un altro settore fondamentale, importantissimo, è il turismo. Soltanto 150.000 italiani vanno in Messico, 150.000 messicani vanno in Italia. Un potenziale immenso, visto l'importanza del paese su entrambi i settori. Con questo l'ambasciata, assieme all'associazione, ha aperto un tavolo di lavoro che coinvolgerà tutto il settore, insomma, gli operatori del mondo turistico. Il settore del food, anche un settore completamente da sviluppare. Le eccellenze gastronomiche di entrambi i paesi sono appunto note alle persone che sono qui presenti. Quindi concludo dicendo che, riprendendo il discorso, le aziende oggi, le sfide che qui si trovano, le aziende sono sfide globali, i prodotti oggi sono globali, abbiamo visto anche negli ultimi mesi le problematiche legate al calo delle materie prime, al calo dei noli, alla crescita del costo dell'energia, quindi oggi le sfide per le aziende anche sono globali, di avere dei partenariati con degli stati affidabili come del resto come il Messico nell'area atlantista è sicuramente un elemento di forza per le imprese italiane. Non di meno le aziende messicane possono trovare in Italia grande spazio perché sono abituate a lavorare con paesi appunto come gli Stati Uniti, il Canada e quindi sono aziende forti che hanno la possibilità di entrare nel nostro paese e di allargare anche il loro mercato di espansione in alternativa appunto al mercato nordamericano. Quindi grazie di questa presenza. Oggi siamo appunto, come dicevo, 21 aziende, ma domani compieremo un anno, ma abbiamo già avuto una richiesta di altri 6 ingressi che suggelleremo nei prossimi 15 giorni, nel prossimo consiglio direttivo. Quindi in un anno di attività l'associazione ha già i suoi risultati e quindi mi auguro appunto di essere di supporto e di aiuto dal punto di vista industriale per fornire informazioni e relazioni sullo sviluppo di queste attività. Grazie ancora. Mi ringrazio dottoressa per l'ultimo intervento, di nuovo dal mondo economico, il dottor Mauro Berdecchi, direttore per l'America Latina di Enel Group. Prego, il microfono. Grazie per l'opportunità, grazie a tutti per gli interventi e gli spunti che ci avete dato, anche le riflessioni. Noi siamo in Latin America da più di 20 anni, in Messico da più di 15 o da circa 15 anni in Messico. Rappresentiamo uno dei player più importanti, più rilevanti dal punto di vista energetico nel paese. Siamo solo pensando alle reti di distribuzione delle grandi capitali, noi serviamo circa 28 milioni di end user, il che significa che noi serviamo qualcosa come più di 100 milioni di latinoamericani, quindi il 20% della popolazione latinoamericana riceve l'energia attraverso le reti di distribuzione dell'Enel nelle varie capitali, da Santiago a Bogotà. Dal punto di vista delle rinnovabili, di rinnovabili e reti elettriche, noi investiremo nei prossimi 3 anni 10 miliardi di euro, più o meno 50% in rinnovabili e 50% in modernizzazione delle reti. In Messico abbiamo già investito qualcosa come 4 miliardi di euro.
nel paese in particolare abbiamo qualcosa come 3.000 megawatt di rinnovabili tra fotovoltaico e eolico. Tutto questo per darvi sostanzialmente una visione della nostra presenza in Latino America e delle sfide che evidentemente affrontiamo a livello più complessivo, a livello mondiale, ma che in Latino America trovano opportunità di soluzioni molto interessanti, anche da estendere evidentemente a altri paesi. Quindi Latino America come esportatore di un determinato tipo di esperienze. Quello che abbiamo sperimentato, che stiamo sperimentando nel settore energetico, è una grande transizione. Transizione che è articolata in tre pilastri fondamentali. C'è un tema dell'elettrificazione, esempio più tipico dell'elettrificazione è la mobilità elettrica, quindi l'utilizzo dell'energia elettrica per altre fonti oltre a quelle tradizionali. Il secondo capitolo è la decentralizzazione, guardare lo sviluppo delle rinnovabili e degli stoccaggi distribuiti in termini di batterie, e finalmente la digitalizzazione che attraversa totalmente tutti questi settori, e non solo il settore energetico. Perché parliamo del settore energetico? Perché, come si dice in inglese, è un enabler, è un diciamo, è la fase, la prima catena che permette evidentemente di giungere ai famosi cittadini che oggi sempre di più non chiedono semplicemente energia elettrica, chiedono servizi. E qui si apre tutto un mondo distinto che ha a che fare appunto con uno dei capitoli che abbiamo trattato in questa decima conferenza, che è la prosperity. E la domanda fondamentale è se la prosperity è possibile, è compatibile con la sostenibilità. Noi crediamo che sì, è compatibile, anzi, sono reciprocamente, si richiamano a vicenda e sono necessarie per un ulteriore sviluppo del Latino America. Latino America è una grande terra di opportunità. Pensate, adesso facendo un esempio e banalizzando il tema energetico, un megawatt eolico produce in Latino America 3-4 volte di più del megawatt, dello stesso megawatt eolico in Europa, in termini di risorse, quindi, e così si produce la stessa storia per la fotovoltaica. Quindi, diciamo, Latino America già sta beneficiando del grande effetto scala di investimento fatto nel settore delle rinnovabili, sia in Europa che in Asia, quindi sta avendo già bassi prezzi e quindi avendo maggiori risorse, è chiaro che ha abbattuto sostanzialmente il costo dell'energia. Questo che significa? Ha risolto uno dei punti, uno degli SDG, uno dei punti fondamentali del Global Compact delle Nazioni Unite, e cioè praticamente un'energia accessibile e a basso prezzo, accessibile a tutto. Quindi il tema della povertà energetica è un tema fondamentale. Tutti un po' avete ricordato il tema del cambio climatico. In realtà considerate che la matrice energetica latinoamericana media è molto più rinnovabile dell'Europa, perché c'è la grande contribuzione dell'idroelettrico, però evidentemente i cambi climatici stanno impattando fortemente, come ricordava il vicepresidente, il viceministro, il cambio climatico, i fenomeni di Niño e Niña, stanno oggi vedendo un impatto notevole, che sta impattando non solo la parte centroamericana, ma guardiamo al Brasile, guardiamo al Cile, guardiamo un po' a tutti i paesi latinoamericani. Quindi questa è un'altra evidenza. E finisco col dire che, appunto, considerando la presidenza del Messico, della CELAC, uno degli elementi fondamentali appunto sono le interconnessioni. In questo momento Latino America potrebbe accelerare la sua recuperazione economica intensificando le infrastrutture delle vie di comunicazione. Questo vale anche per l'energia. Esistono già interconnessioni a livello del continente latinoamericano e che, se queste portate avanti,
diciamo, ulteriormente aumenterebbero la resilienza e quindi la disponibilità di accogliere nuove fonti energetiche. Come ha ricordato Mr. Fassino, il presidente Fassino, il tema fondamentale è che nessuno ce la può fare da solo. Quindi solo con uno sforzo di cooperazione, che è non solo uno sforzo di cooperazione tra i governi, ma anche pubblico-privato, questi elementi saranno fondamentali per proseguire e andare avanti. Quindi, grazie. Molte grazie. Siamo arrivati al termine di questo importante incontro. Chiedo al Vice Ministro se vuol dire una parola di chiusura. Si quiere cerrar con una parola. Io so che su agenda, le stiamo apretando la agenda más, però usted tiene la parola. Bueno, pues yo quiero nuevamente agradecerles esta oportunidad. Sí creo que los gobiernos nos hemos retrasado respecto a la dinámica comercial, cultural, turística de nuestras poblaciones. Ojalá mi presencia aquí marque el inicio de un relanzamiento político y un fortalecimiento económico de nuestras relaciones. Tengo que decirles que el hecho de no tener vínculos históricos con Italia como los tenemos con España puede ser una ventaja en estos momentos. Reiterarles también que el pilar económico... No tenemos una actitud colonial. Nosotros. Por fortuna, lo has dicho muy bien, diputado. Los pilares económicos del presidente López Obrador han sido dos. Uno es el combate a la corrupción y otro es no tener nuevos impuestos para la inversión y el consumo. Eso es muy claro. Así ha sido ya a lo largo de cuatro presupuestos e iniciativas de ley de ingresos que lleva presentados al Congreso de la Unión. Y como economista sé que eso debe ser la mayor certidumbre. Yo me reitero a sus órdenes, a su disposición. Considérenme, y a través del señor embajador, desde ya un aliado y un promotor de este relanzamiento. Ojalá podamos materializar la binacional en México el próximo año y puedan ir ustedes también y construir una agenda interesante, productiva, sobre todo con sus contrapartes. Yo creo que la diplomacia, si no genera empleos, si no genera ingresos, si no genera impuestos para los gobiernos, sirve de muy poco, y yo quiero poner nuestro servicio diplomático a trabajar y en una marcha acelerada. Muchas gracias nuevamente por su atención y por escuchar. Por la sua... Gracias. Muchísimas gracias por la sua qualificante presenza, dottor Massimiliano Rodriguez Zúñiga. Voglio anche ringraziare ovviamente l'ambasciata del Messico in Italia, nella persona di Sua Eccellenza Carlo Garcia de Alba, la dottoressa Antonella Cavallari dell'ILA, un organismo chiave nel coltivare e promuovere rapporti tra l'Italia e l'America Latina, e il sottosegretario di Stato Benedetto della Vedova, l'onorevole Fassino, i rappresentanti del settore economico, dottoressa Magalli, dottor Bezzeccheri, e tutte le amiche e amici del CESPI, che mi escludo, che hanno aiutato a costruire questa iniziativa, che per noi è un punto anche di salto di qualità, come ricordava l'onorevole Fassino, per approfondire le relazioni e gli scambi con il Messico. Grazie di nuovo a tutti e buon pranzo.